Senatrice Stefani per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Prego, senatrice, sì che si sta accomodando al posto con passo atletico, complimenti. Grazie Presidente. Andiamo qui a discutere per l'ennesima volta delle problematiche di natura costituzionale per quanto riguarda questi decreti leggi il cui abuso insiste e persevera. Ma in questo particolare caso, nella conversione di questo decreto legge, in realtà, seppur breve, comporterà notevolissimi danni. Allora, in primis evidenziamo che il contenuto del disegno di legge ricalca quasi in maniera pedissequa i due quesiti referendari che erano stati promossi dalla CGIL per l'abolizione dei voucher e l'abrogazione delle norme che riguardano la responsabilità solidale delle imprese in caso di appalti. Ora, prevedere un disegno di legge al fine di soffocare fondamentalmente quella che è un'iniziativa, una volontà che poteva essere espressa dal popolo, questa è forse la prima lesione alla norma costituzionale che noi possiamo evidenziare. Noi ricordiamo, visto che potrebbe anche essere stato dimenticato, che all'articolo 1 della Costituzione è previsto che la sovranità appartiene al popolo. Se c'è la possibilità, come qui, di sottoporre alla volontà popolare una decisione e si vuole con questo, per evitare l'esito probabilmente di quella decisione si interviene con una norma, andiamo noi qui ad avocare quella che era una possibilità al popolo di esprimersi. E arriviamo infatti a far approvare un provvedimento in realtà da una maggioranza, da un governo di cui dubitiamo possa rappresentare effettivamente quella che è la volontà del Paese. Ma forse gli ultimi referendum non sono piaciuti molto, hanno avuto degli esiti che probabilmente hanno sorpreso e per cui probabilmente si ritiene ancora che sottoporre alla volontà popolare una decisione possa avere rischi. Ed è per questa ragione che magari si è cercato di arrivare fin qui, non si capisce se per delle pattuizioni che possono esistere all'interno fra le rappresentanze sindacali e il governo o quant'altro. Ricordiamo poi che qui c'è una violazione, come abbiamo evidenziato nella nostra la nostra pregiudiziale di costituzionalità. L'articolo 3 prevede che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Non vediamo perché vi sia un pericolo per chiedere a quelli che erano i votanti, che probabilmente erano anche i lavoratori e non solo gli imprenditori, perché non aver lasciato loro la possibilità di esprimersi. Ma poi ricordiamo ancora che l'intervento del decreto legge è uno strumento che è previsto dalla Costituzione, uno strumento utilissimo, ma che va a prevedere dei provvedimenti in casi straordinari di necessità e di urgenza. Anche qui non vediamo e non comprendiamo dove possono essere questi casi di necessità e urgenza, visto che alla Camera dei Deputati sono già 2 anni che sta trattato un disegno di legge proprio in questa materia per risolvere delle storture o quantomeno per migliorare la normativa esistente, 2 anni, arrivati a elaborare un testo unico in commissione, assegnato il termine per emendamenti, presentati emendamenti, mancava fissata anche la commissione per votare gli emendamenti del mandato del relatore, tutto questo anche qui. Mesi, anni di lavoro della commissione vanificati da un intervento come questo normativo di forte, passatemi l'espressione, imposizione governativa. Quindi non possiamo che non pensare ovviamente e ricordare che ciò che è stata la spada di Damocle era la possibilità quindi del referendum. Poi ricordiamo, e questo ci deve essere evidenziato perché riteniamo che anche sotto questo profilo che vi siano delle gravità scritte, cioè quando mi si scrive direttamente nel preambolo del provvedimento, dove dovrebbero essere chiarite le circostanze di necessità e urgenza, vediamo e leggo virgolettato che la relazione quindi evidenzia che l'abrogazione, così la previsione del voucher, dice:
mira a contrastare il ricorso a pratiche elusive al fine di favorire l'affermazione di forme di lavoro più stabile. Stiamo dicendo che l'utilizzo del voucher, a detta stessa dell'estensore del preambolo di questa relazione, dice che il voucher doveva essere una pratica elusiva e invita praticamente delle forme di lavoro più stabili. E vediamo infatti nella relazione tecnica che dice che dalla soppressione dell'istituto di cui stiamo parlando, quindi dei voucher, non possono desumersi direttamente diminuzione degli attuali livelli occupazionali, essendo presumibile, e sottolineo presumibile, che le prestazioni di lavoro acquisite tramite voucher verranno acquisite attraverso le ulteriori numerose forme contrattuali disponibili a legislazione vigente. Ma forse chi ha scritto non ha parlato, non ha sentito gli operatori del settore, chi ha utilizzato i voucher, gli imprenditori. Stiamo parlando di non solo, ma stiamo parlando anche di quei pensionati che cercavano anche di arrotondare quei miseri redditi che gli derivano dalle pensioni, dalla regolarizzazione, quindi di badanti, di colf. Stiamo parlando dei camerieri che lavorano all'interno di strutture a carattere magari anche stagionale e mi dicono che presumibilmente questi dovrebbero essere delle prestazioni di lavoro che saranno regolarizzate con altri contratti. Non è così. Non vi sono altre forme di lavoro che possono regolarizzare questo tipo di intervento. Parliamo anche solo sotto il profilo numerico. Nel 2015 c'è stato 1.300.000 utilizzatori di voucher. Nel 2016 1.600.000 utilizzatori di voucher. Forse ci dovrebbe dare una risposta qui il governo e dire forse pensiamo che 1.600.000 persone troveranno un contratto di lavoro regolare secondo quelli che sono previsti dall'attuale normativa? Potranno essere regolarizzati con contratti di lavoro diversi, ripeto, magari il cameriere studente che sta cercando magari di ottenere dei denari legittimi andando a lavorare. Stiamo parlando di moltissimi albergatori, ristoratori fra gli altri, che hanno avuto questa possibilità di dare lavoro e di mettere in maniera regolare, in bianco, quelli che sono dei compensi percepiti, e tutti questi avranno delle situazioni che entreranno in un totale limbo. Se pensiamo che i cosiddetti occasionali puri, cioè i lavoratori occasionali puri, sono stati almeno 500.000, questo nel 2015, stiamo parlando di persone che quindi non hanno altro lavoro. Se mai fosse possibile che almeno 500.000 persone si trovino con un lavoro, con un contratto di lavoro regolarizzato, allora noi potremmo dire avete fatto bene a procedere con questa abrogazione, ciò che invece non è vero. Prevedere l'abrogazione di un istituto senza prevedere in contemporanea come si può risolvere la problematica nascente da coloro che non utilizzeranno più i voucher, non avranno più la possibilità di utilizzare i voucher, questo crea un vuoto. In quel vuoto, signori, non è vero che la pratica elusiva della normativa erano i voucher, ma le pratiche elusive cominceranno da ora e si ritornerà di nuovo da ora finché non viene prevista una normativa che disciplini effettivamente e che preveda in qualche maniera l'inserimento contrattuale nel mondo di lavoro di questi soggetti. Noi diciamo che qui non ha fatto altro che aprire la stura a un momento di area, di grigio, di nebbia, dove qualcuno ne approfitterà perché voi li mettete nella necessità di ricorrere a quelle maniere, a quei metodi elusivi. E quindi una normativa come questa sembra quasi che sia stata fatta senza nemmeno prendere minimamente in considerazione quello che è il vero mondo del lavoro, come se il mondo del lavoro girasse attorno a qualche semplice, scarna, cinica norma, quando invece stiamo parlando di un mondo difficile. Voi lo sapete, lo sappiamo benissimo quali sono le percentuali di disoccupazione, non è così che si affronta il problema del lavoro. E poi ricordiamo ulteriori vuoti:
La normativa, il disegno di legge, prevede comunque una continuità, una sopravvivenza di voucher già emessi prima dell'entrata in vigore del decreto. Anche qui andiamo, per un verso, a eliminare la normativa che disciplina i voucher e si lasciano comunque esistenti i voucher fino alla fine dell'anno. Ci venga spiegato come vengono superate alcune ipotesi. Facciamo un esempio, come noi l'abbiamo citata nella nostra questione pregiudiziale, ci sono delle normative, per esempio la comunicazione preliminare di 60 minuti prima dell'inizio della prestazione e la comunicazione del voucher. Noi eliminiamo questa norma, quando la previsione era di sanzioni da 400 a 2.400 euro nel caso in cui vi fosse un'omessa comunicazione, viene eliminato questo, ma restano in vita i voucher. Che cosa accade ora? Andiamo a creare per l'ennesima volta panorami di nebbia che non potranno nient'altro, a nostro avviso, che alimentare ulteriori perplessità sull'istituto, ulteriori inidoneità della normativa esistente a disciplinare tutte le vicende, motivo per il quale noi continueremo e insisteremo a dire che questo decreto legge presenta profili di incostituzionalità, a tacere di poi tutte le altre che riguardano invece la questione della responsabilità, anche qui solidale, dei committenti e degli appaltatori. Un'altra maniera di andare a incidere con un'ascia all'interno di una normativa già esistente, creando, e come si creerà, uno scompiglio che verrà semplicemente e solo a togliere tutele a chi spetta. Per questa ragione noi chiediamo e insistiamo che di non procedere all'esame del disegno di legge in questione. Grazie.